Davide, cosa ti aspetti da questi giorni qui con i giovani dell'oratorio di tutta Italia? Allora, in realtà le mie aspettative sono altissime, ma la cosa più bella è attendersi ciò che non hai pensato, perché proprio quello che non hai pensato, quello accadrà. E io penso che proprio in questi giorni, con tutto il circolo e le relazioni che creeremo, è questo che non abbiamo previsto, proprio le relazioni saranno lo snodo di questo happening degli oratori, che non soltanto creerà relazione tra i ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia, ma anche i ragazzi che verranno dall'esperienza dei gemellaggi. E questo sarà un valore aggiunto anche rispetto alle esperienze degli altri happening precedenti. Quindi l'imprevisto, l'inatteso che entra in questi giorni degli oratori. Eh sì, l'inatteso, l'oratorio in uscita, facciamo fuori l'oratorio, è proprio ciò che ci aspetta fuori che sarà ciò che verrà dentro. Vogliamo ascoltare in questi giorni Gesù che è il nostro maestro, e in questo ascolto vogliamo, come Gesù, poi prendere delle decisioni, fare, aiutare gli altri a migliorare. Oratorio vuol dire anche questo, vuol dire non dimenticarci che c'è Dio, che c'è Gesù, che c'è il Padre, che c'è lo Spirito Santo, che ci sono i santi che ci danno tanta vita e tanto lievito e tanto ardore per fare questo. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Andiamo? Nel Salento si dice showroom! L'oratorio è lo sforzo di andare avanti insieme, di incontrarsi. L'oratorio non è di tutti, ma l'oratorio è per tutti. Noi non vogliamo mai dimenticare che facciamo oratorio per tutta la comunità, perché l'oratorio sia anima, perché l'oratorio sia un segno. Questa è la ragione per cui ci siamo trovati. Allora grazie davvero perché siamo qui. Grazie davvero per tutto quello che riusciremo a scambiarci in questi giorni e davvero buon cammino e buona esperienza. Grazie Michele.
No, è stata davvero una giornata intensa, con anche delle bellissime testimonianze sulla vita dell'oratorio, e spero che appunto domani ci sia una giornata ancora più bella. È stato un turbinio, nel senso che mi sembrano 2-3 giorni, perché sono sveglia dalle 5, ho preso un volo, ora che sono arrivata qui, insomma, mi sento più grande perché vedo tanti volti più piccolini di me, però sicuramente la giornata, le testimonianze di oggi hanno colpito nel segno, forse di più noi grandi, soprattutto le prime tre, e quindi essere qui in mezzo a tanti ragazzi giovani che insomma credono nell'oratorio è una bella opportunità anche per me e per noi giovani della Fondazione Oratorio Milanese. Dopo aver conosciuto Don Pino Puglisi, non potevo dire non lo conosco, non so chi sia, perché la sua vita ha impegnato anche me. Da questa sera impegna anche ciascuno di voi. Anche voi non potete dire non so chi sia questo prete, non mi riguarda, non so cosa ha fatto, non lo voglio sapere. No, tu questa sera lo sai e non puoi far finta di non aver ascoltato. Allora vedete, Padre Pino Puglisi lavora sulle coscienze, lavora sulle persone, perché il mondo ha bisogno di noi, c'è un mondo che agonizza e noi stiamo a guardare al balcone. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ragazze e ragazze, questo è un momento centrale, no? All'interno di questi 3 giorni del nostro happening. Facciamo fuori l'oratorio. Il verbo che risuona in questa giornata è il verbo uscire. Uscire perché? Qual è la motivazione? Che cosa ci spinge a? Questa sera ci ritroviamo insieme in questo contesto che sembra chiuso, ma è aperto rispetto a noi. E allora in questa apertura della relazione con il Signore tra di noi viviamo questo momento di preghiera, questa veglia di preghiera nella sosta, nel prenderci un tempo per fermarci, per uscire, a partire dall'interno. Ci mettiamo in ascolto della parola del Signore. Il laboratorio sta andando molto bene, io ho affrontato quello sul mondo digitale, è ovvio che c'è sempre da imparare in quest'ambito. Abbiamo fatto un giochino iniziale e adesso ci siamo un attimo riscaldati, abbiamo parlato delle dimensioni della comunicazione educativa, molto interessante. Io sto facendo il laboratorio sullo sport, è bello, interessante, stanno passando dei miei messaggi che sicuramente saranno utili per le nostre realtà in oratorio, in parrocchia. Per il momento i laboratori stanno andando davvero molto bene, sono molto interessanti e abbiamo a che fare con persone che sono davvero molto informate e che ci permettono di conoscere dei nuovi aspetti a noi sconosciuti. Thank you.
Mi dicono che ho la faccia stanca, è perché abbiamo lavorato molto questa mattina, abbiamo fatto la parte sull'educatore, l'educatore professionale in oratorio, è stata davvero una bella mattina. Il lavoro è stato molto intenso, la qualità del dibattito è stata molto alta. Andiamo avanti e vediamo come funziona il pomeriggio. Questa mattina è andata molto molto bene, io ho partecipato al laboratorio di Gigi Cotichella per quanto riguarda progettazione, ci siamo divertiti tra un bel gioco che ci ha proposto e allo stesso tempo abbiamo imparato anche nuove cose che spero onestamente di riportare nella mia comunità. Io vengo da Ruvo di Puglia e sono una salesiana. E questa mattina sono stata nel laboratorio di Don Michele Falabretti che ha affrontato il tema dell'educatore pastorale ed è stato molto interessante anche come far sì che un educatore professionale possa svolgere la sua attività nei nostri oratori con competenze, perché ognuno deve avere la sua competenza e poter avere anche un riconoscimento come lavoro. Realmente a Dio, Lui cambia realmente la nostra vita. Non abbiate paura anche di rischiare. Grazie Gigi e grazie a tutti voi! Ciao! Serata pazzesca, bellissima, ficcante, mi dicono dalla regia, davvero divertiti un sacco, bellissima. E ora sorpresa, speriamo qualcosa di pazzesco. La serata bella, abbiamo ballato qua, le ragazze stavamo cantando adesso, quindi molto positiva. Un finale stupendo per questo happening, e adesso ci prepariamo per l'ultima sorpresa, la festa in piazza bellissima. Tanta gente, tanta musica. Ragazzi, magica, molfetta meravigliosa. Ma poi magica. Questi animatori, è l'unico caso in cui al posto di animare il pubblico gli dicevamo state fermi, sì, perché basta, non si è difficilissimo animare gli animatori, veramente, è stata una cosa meravigliosa, bellissimo.
cosa dire, H3O ve lo consigliamo. Sì, i tamburellisti, ma cioè, ah, è vero, poi ci sono i tamburellisti intorno ai Paduri. C'è un'emozione dietro l'altra e ci hanno detto che non è finita. Quindi no, c'è un'ultima sorpresa. Ci hanno detto solo di guardare in alto. Scoppiettante. Sarà scoppiettante. Ciao! Ciao! Giornata bene, è stato un bel momento di incontro tra le varie realtà di tutta Italia, quindi top. Mi è piaciuta molto, è stata coinvolgente, è stato bello ballare insieme, fare questo excursus di balletti. Come tradizione per noi, quando un ragazzo parte, la famiglia regala il pacco da giù. Cioè un pacchetto con le cose da mangiare, i viveri di prima necessità, proprio perché uno parte e può diventare sciupato, può perdere chili. Per non perdere chili abbiamo preparato un pacco da giù. Per ciascuno di voi c'è questo piccolo pacco che è veramente una cosa molto semplice. Non soltanto per riempire lo stomaco, ma soprattutto per dirci arrivederci. Grazie, perché da giù ci riportate su. Bravo! Mi porto a casa sicuramente un senso di famiglia e di accoglienza, e mi porto a casa la bellezza dell'oratorio, che sa essere accogliente e luogo di ascolto, e sicuramente tante idee e tanta voglia di fare. Ho la voglia di stare insieme, i ragazzi, e mettersi in gioco a servizio di Cristo e degli oratori, e la voglia di formazione, la voglia di non darsi mai per vinti, e quindi di stare in comunione a servizio della Chiesa. Quando la società non ha più il tempo, arriva l'estate, arriva il tempo delle ferie, di prendersi cura dei piccoli, lo fate voi. Un servizio. Ma è un servizio che non apre una bottega, impresa. È un servizio che non offre divertimento, offre relazioni, e questo fa la comunità. Questa cosa, ragazzi, mettetevela bene in testa, non ha prezzo.